perché pensavo l'avessi lasciato su. Oh. Ma veramente? Dov'è il mio casco? Qua, ho preso il portacaschi. Mamma mia, esci il casco, esci il casco. Bene, 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 bene. Oggi per me è Natale. Perché mi hanno portato il casco verniciato. È arrivato il grande giorno. Mamma mia, non vedo l'ora di aprirlo. Lui è Nicolas. Ve lo presento. Nicolas. Sono Nicolas, sono il direttore della CSD Racing Design. Oggi abbiamo fatto un regalo a Alberto per la stagione 2019 e oltre a questo faremo altre cosine insieme che poi si vedranno. Carena della moto, tuta e mi fermo qua. E poi dopo aspettiamo. Oddio, io l'ho visto in foto, è qualcosa di pazzesco. Ma cosa c'è qua? Ma non c'è solo il casco qua? No, ma che bomba! Ma mi hai fatto le t-shirt? Sì, ti ho fatto 4 t-shirt. No, aspetta! Ti ho fatto un regalino in più. Ma che figo, grazie! T-shirt con il suo logo, CSD Racing Design. Sbam! Io la metterò stasera nella live su Twitch, voglio vedere quanti diranno. Da dove esce quella maglietta? Sbam, questa è nera. No, ma è bellissima. Sei rotto. Sbam! Che bomba. Bene! È giunto il momento di aprire il casco. Raga, non vedo l'ora. Siete pronti? Oh! Olè. No, vabbè! Oddio! Allora, la... qui, c'è la... cioè... qui c'è il tocco di classe dell'adrenalina nel carbonio. Ma che... L'adrenalina, scusa, la serotonina. Sopra il carbonio. Ma poi guarda poi anche qua. Poi ho fatto l'effetto... Qua in rilievo. In rilievo, sì. Poi... No, ma è pazzesco, raga. Cioè, voi dal video non potete vederlo, ma toccando qua sentite proprio tutto il rilievo. Come si fa a fare un casco così? Si fa, si fa. E poi adesso facciamo anche gli step. Dopo ogni anno creiamo qualche decimo. Col casco, solo col casco. Col casco come con la moto. Cioè, guardate che figo, qui dietro il 54 che diventa poi Nasca, che ritorna col 54. E sopra abbiamo il molecolone. E sopra il molecolone. No, ma che figo. No, non vedo l'ora di metterlo. Ti immagini se dalla taglia sbagliata? No, 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 è tu, guarda che è lui. Ci sta, è lui. Prima volta che lo vedo in testa. Bene, allora, tantissimi guardando questo video chiederanno: me lo fai anche a me il casco? Quindi, volentierissimo. Basta, chi devono, si contattate dove? Su Instagram c'è la pagina ufficiale CSD Racing Design, l'ho linkata qui sotto, e su Facebook sempre CSD Racing Design ci sono tutti i contatti miei, che magari metterà qua sotto anche Alberto. E se volete un consulto gratuito o qualunque domanda che volete farmi, io sono pronto a rispondervi. Bomba, quindi se volete non solo caschi, ma penso caschi, disegni qualunque cosa. Disegno di tutte, grafiche di moto, qualunque cosa, qualunque, un logo col nome, col numero, una mascotte, qualunque cosa volete, basta che chiedete e vi sarà risposto. Bene, andate a seguire la sua pagina, chiedete tutto quello che volete, fatevi disegnare il casco e... Bene, ora che ho il casco nuovo è ora di andare a usarlo in pista, perché domani primo test ufficiale sull'R1. D'olio. Tolgo la tuta. Sì. Io ho una gara tra 3 giorni. Non guido l'R1 da ottobre. Mi sono appena spaccato. Quindi l'unica cosa di cui avevo bisogno oggi era stare sulla moto e fare chilometri, chilometri, chilometri. Come faccio ad arrivare questo weekend alla gara e pensare di andare forte se ancora a sinistra non piego perché ho paura di spaccarmi e se ancora devo ricordarmi come si guida una moto? Cioè, io arriverò questo weekend alla gara e oh, farò quello che riesco. I miracoli ancora non ho imparato a farli. Vabbè.
Oggi invece va così, in mezzo alla natura, in mezzo ai polli, in mezzo ai cani, in mezzo ai cavalli. Ma non sono in mezzo alla campagna perché ho deciso di darmi alla pastorizia o all'agricoltura, anche se dopo i tempi che ho fatto ieri in moto forse potrebbe essere un'opzione, ma perché sono alla Di Traverso Flat Track School. E oggi faremo di quei traversi, come direbbe il buon Fede Perlam, esagerati. È stata davvero troppo figa l'esperienza di Flat Track, sia per l'esperienza in sé, sia perché almeno ho avuto modo di rimettere il sedere su una moto e ricordarmi un po' come si fa, anche se non era sull'asfalto, sempre due ruote sono. Ieri ho passato la giornata a montare video e a guidare sul simulatore per prepararmi alla gara di lunedì 15 e oggi sono in Dainese. Perché? Lo scoprirete adesso perché. Tutte ne abbiamo? Sapete che non saprei contarle. Saranno qualche centinaio di tute appese. Pazzesco. E comunque sono venuto qua in Dainese perché voglio sbirciare da vicino come viene assemblata la mia tuta, perché la stanno finendo di montare proprio ora. Prima di arrivare sulla mia tuta mi è cascato l'occhio su... È la sua. È proprio la sua. Anzi, ce n'è due qua. Tutte e due lanciate. Chissà dov'è che si è lanciato. Allora qua. Qua. Sulla spalla. Poi c'è quella di Miller, che qua ha tirato una bella bomba. Ci abbiamo quella di Balda. Ci abbiamo quella di Mir. Che figata. Ok, ho appena finito il giro nel reparto produzione di Dainese ed è una figata pazzesca perché ho visto la mia tuta e quella di Valentino Rossi l'una di fianco all'altra in produzione. Vedrete poi un video dedicato alla tuta. E uscendo da quest'area ho visto questa porta che peserà qualche tonnellata. Questa è una mega porta blindata che sembra quella del cavo della Gringotts di Harry Potter. E perché hanno questa mega porta blindata? Uno si aspetta di trovarsi lingotti d'oro. Invece qua dentro una volta c'era la pelle. Perché quando è nata Dainese... La pelle era talmente preziosa che la tenevano qui dentro, dentro questa mega cassaforte. Adesso vediamo se fa rumore quando chiudi la porta. No, porca miseria. Oh, credo di aver fatto un danno. No, mi sta uscendo la spalla così. Qualcuno mi aiuta. Io me la squaglio. Io non ho visto niente. Comunque, finito il giretto di là in cui ho visto come si assembla la tuta, sono finito nel reparto ricerca e sviluppo, dove viene svolto tutto il lavoro che sta a monte. Quindi il lavoro di progettazione, di testing, di sviluppo di nuovi prodotti. Qui dentro, ad esempio, vengono testati i caschi AGV, quindi abbiamo tutta una serie di macchinari che vanno a testare gli urti e gli impatti. E non vengono testati solo i caschi, ma anche le protezioni e le visiere. In quest'altra stanza invece vengono testati i materiali, quindi dal punto di vista dell'usura, dello strappo, della torsione, dello stress. Vengono testati anche a temperature estreme, come ad esempio questo casco lì dentro, che non so se sia al caldo o se sia al freddo, ma di sicuro non se la sta passando bene. E tra l'altro ho appena scoperto che Dainese ha realizzato anche una serie di progetti e prodotti per lo spazio. Ad esempio questa si chiama BioSuit. Fondamentalmente è una tuta con cui sono andati a studiare quei punti del corpo in cui, nonostante noi ci muoviamo, non vanno né a distendersi né a contrarsi. E quindi tutte queste linee sono le linee che vanno a ripercorrere le cosiddette linee di non estensione. E questa, ad esempio, invece, guardate qua, ESA. Gli astronauti nello spazio indossano dei sottotuta creati da Dainese. Qui poi c'è lo sviluppo software, dove viene studiato, realizzato e sviluppato l'algoritmo che sta dietro, che sta dentro la centralina che comanda l'airbag. E per concludere il giro entriamo nell'archivio. A me mi hanno detto di riprendere la mia reazione quando entrerò qua dentro, perché sarà qualcosa di pazzesco. Oh! Oh! Ma veramente! Guardate quante tute! Oh mio Dio! Cioè, qua ci sono tutte le tute della storia. Ma che figata. No, guardate quante. Oh mio Dio, Biagi. Facciamo il gioco indovina la tuta.
Questa sarà di Vale. Guardate quante sono. Qua dovete mettere la porta blindata. Io vengo una sera qua e me le figlio tutte. E guardando le tute storiche qua ho scoperto una roba pazzesca. Questa è la tuta di un bel po' di anni fa. Come vedete non ci sono le saponette, ma c'era semplicemente una ginocchiera con la pelle. Cosa successe poi? Che man mano che i piloti iniziavano a piegare sempre di più, grattavano il ginocchio e quindi andavano a consumare la tuta. E quindi cosa facevano? Prendevano le visiere dei caschi e le incollavano sul ginocchio per evitare di consumare la tuta. Così quando Lino Dainese vide quello che facevano i piloti e capì la loro esigenza, inventò la saponetta che si mette sul ginocchio. Pazzesco, vi rendete conto che questa è una visiera incollata sulla tuta? Mi hanno regalato un braccialetto con i pezzi della mia tuta. Comunque, sono arrivato in autodromo, guardate che figo! Il nuovo camion del team! Mamma mia! Cioè, penso che il bilico in realtà sia sempre quello, forse hanno cambiato solo le grafiche. Comunque, ci siamo. Finalmente si ricomincia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Albi. Oh, stai bene? Anche tu qua?